Vi aspettiamo da Ottica Punto di Vista di fronte alla cattedrale, Corso Vittorio Emanuele 470. Di fare insieme, vi dicevo, una strategia comune che possa portare la gente allo stadio, ma possa far riconoscere anche alla gente che è allo stadio il valore unificante che ha l'Università di Palermo. Il valore della cultura e il valore dello sport sono valori molto importanti, sono valori puliti su cui i giovani devono investire, e quindi speriamo che i successi della Palermo Calcio siano corrispondenti ai successi che l'Università di Palermo speriamo riuscirà a realizzare nei prossimi mesi. Grazie a tutti e buona serata e buon evento. Rettore, se rimane, perché è arrivato il Presidente. Certo, e quindi magari sento. Era bello anche un momento insieme. Certo. Il Presidente può raggiungerci. Ciao Dario. Ciao. Carissimo. Bene. Grazie. Grazie a te. Grazie. Buonasera, scusate il ritardo, scusa Massimo. Avevo capito male l'orario. Allora, grazie a Massimo Miliri, all'Università. Appena ascoltato che hai annunciato un progetto sul quale hai voluto fortemente coinvolgerci. L'Università e Palermo e il Palermo sono sostanzialmente in simbiosi da sempre. Ora lo cominciano anche con elementi concreti, se vogliamo, a dimostrarlo, ma è l'inizio di un percorso. Ci sono tanti motivi per cui l'Università e il Palermo stanno insieme oggi, ma staranno insieme nel futuro. L'elemento culturale, a mio giudizio, io spesso quando affronto un problema dico sempre la stessa cosa, questo le mie figlie mi dicono, che è tutto sempre un problema culturale, in qualsiasi cosa. Anche nello sport spesso manca probabilmente una cultura profonda, se ci fosse anche quella, a mio giudizio tante cose potrebbero risolversi in maniera più brillante. Quindi il fatto che l'Università voglia stare insieme con noi e Palermo voglia stare insieme con l'Università non è fine a se stesso, è per crescere noi e per contribuire, se ci riusciamo, anche a sostenere i ragazzi che studiano a Palermo. Fatemi dire, il famoso tema dell'appartenenza. Restare, resistere, studiare, formarsi e in qualche modo contribuire allo sviluppo di questa terra. Quindi c'è un'iniziativa in questo momento, credo concreta, quindi sulla campagna abbonamenti, ma ce ne saranno tante altre. Lise Gaetano ci sosterrà e ovviamente l'Università lo vorrà condividere nel tempo anche ulteriori iniziative. Questo è il nostro desiderio nella rappresentanza e nella qualità che Massimo e io in questo momento rivestiamo. È un percorso che oggi è solo l'inizio, ecco. Grazie a tutti. Ne approfitto per ringraziare anche il professor Stassi, che è stato fondamentale per me e per Gaetano e per tutta l'organizzazione dell'evento, insieme a tutti i collaboratori del direttore. Ed è doveroso ringraziare nuovamente tutti, perché è stata organizzata in tempi rapidissimi. Se non ci fosse stata la disponibilità di tutti, non ci sarebbe stata questa serata. Adesso forse è arrivato il momento di far entrare le e i protagonisti di questa presentazione, cioè le nostre nuove maglie, il kit jersey che ci accompagnerà per tutta la stagione. Stanno entrando alle vostre spalle. Questa presentazione è anche quella di presentare il nostro kit training, che sta arrivando dall'altra parte. Sono molto molto orgoglioso di dire che forse siamo l'unica squadra nel panorama italiano ad essere riuscita ad avere, è brutto usare il termine commercializzare o vendere, a riuscire a riempire tutti i nostri spazi su tutti i modelli, sia della maglia, quindi sia del kit jersey, sia del kit training. È il quarto anno consecutivo che riusciamo a farlo,
prima dell'inizio del campionato ed è veramente una soddisfazione incredibile per la società, sicuramente per tutti noi, perché non è facile, abbiamo attraversato degli anni complicati come abbiamo vissuto tutti quanti, molti dei nostri sponsor e della soddisfazione più grande ci hanno accompagnato in questo percorso condividendo con noi i momenti di sconforto e anche quelli soprattutto di gioia, perché aver fatto due promozioni in 3 anni è stata una cosa strepitosa. Una novità di quest'anno è che sulle maglie c'è anche uno sponsor non siciliano e ne sono molto fiero, sul kit jersey, ma sul kit training ci sarà modo poi di parlarne. Adesso cedo la parola a Gaetano Lombardo che spiegherà le motivazioni per cui sono state create così queste maglie. Eccoci, ciao a tutti, saluti i colleghi e gli ospiti. Solo due parole, in realtà la persona più indicata per raccontare le maglie, come sapete, è sempre Giovanni Tarantino, che è il coordinatore scientifico del Palermo Museum e in realtà è il collaboratore del Palermo per tutti i riferimenti storici. Perché? Perché la storia del Palermo è, come sapete, sempre protagonista nella scelta dei design delle maglie. Lo avete visto in tutti questi anni in cui i riferimenti al passato sono sempre stati costanti e come sapete la maglia del Palermo porta con sé sempre una serie di significati, alcuni più espliciti, altri un po' nascosti, e fa sempre un po' da ponte tra la storia e il futuro. Quindi partendo dalla maglia rosa, quest'anno come vedete si torna al rosa pieno dopo un anno di bicolore. Si torna al rosa pieno e è un rosa particolare che il Palermo non ha mai avuto, perché c'è questa specie di effetto glitch, come si chiama come termine tecnico, è questo effetto glitch che diciamo fa riferimento alla tecnologia digitale in particolare, quindi una scelta molto moderna che in realtà poi fa da contrasto a questi laccetti che vedete, che hanno un gusto un po' vintage, ricordano un po' le maglie, la maglia che indossava Vernazza alla fine degli anni 50, se non vado errato ovviamente mi correggerete, come dice il Papa. Invece la maglia nera è stata disegnata come riferimento, diciamo, alle famose bretelle degli anni 73-74, è quindi un riferimento a quella maglia lì, solo che ha i colori invertiti, come vedete, perché quella con le bretelle storica è rosa con le bretelle nere, invece questa è nera con le bretelle rosa, come ce l'aveva il portiere. La vera grande novità di quest'anno è la terza maglia, che è un dono. È un dono per noi di valore inestimabile, perché abbiamo coinvolto l'artista internazionale TV Boy, che è uno dei più quotati street artist a livello mondiale, a cui in realtà noi non abbiamo dato un tema, gli abbiamo detto semplicemente di darci la propria rappresentazione della maglia del Palermo, e lui in maniera assolutamente spontanea 2 anni fa, è bene che questa cosa passi, cioè non è che è una cosa che oggi, abbiamo parlato di Santa Rosalia tante volte ultimamente, lo sapete, 2 anni fa TV Boy ha cominciato a lavorare al design di questa maglia scegliendo autonomamente il tema di Santa Rosalia, infatti sono i motivi barocchi che vedete in questa maglia che ricordano un po' appunto le decorazioni barocche della statua di Santa Rosalia al santuario, e infatti poi tutti i fregi in oro che vedete fanno riferimento proprio a quello. Nella parte posteriore della maglia continuano i fregi, nella parte qui inferiore ovviamente, diciamo, si confondono con gli sponsor, che è un effetto voluto, ci sono alcune dei segni iconografici della Santuzza, quindi i teschi, la rosa e altri fregi che ricordano appunto l'iconografia della Santa. Volevo chiamare qua Luca D'Agostino e Danilo Limuli, perché queste maglie anche quest'anno sono state realizzate in collaborazione con l'agenzia Gomez e Mortisia di Danilo Limuli, che è un supporto costante per tutti i design, e Luca D'Agostino, che è il designer in particolare, che poi
il giorno dopo giorno, diciamo, si è dedicato a fare sì che queste idee poi si siano trasformate in delle cose proprio veramente concrete, e quindi lascio la parola a loro. In realtà Luca D'Agostino lo avete conosciuto anche ultimamente, perché è stato il direttore artistico di Palermo Festigraph, che è stato, come sapete, l'evento che ha portato graffitari da tutto il mondo a ridipingere la cancellata dello stadio. Infatti lo shooting che abbiamo scelto per accompagnare le maglie quest'anno è stato realizzato esattamente davanti al graffito che ha fatto Luca insieme a Giulio Rosk, e che è già diventato lì da pochi mesi, ma è già diventato iconico per noi. Quindi ci è sembrato doveroso ambientare questo shooting esattamente lì, davanti a questo murales che dice siamo Aquile dal 1900, e che racconta un po' dell'identità che avremo. Quindi un ponte tra arte, cultura urbana e identità del Palermo. Quindi parola a Danilo e poi a Luca. Danilo, velocemente, in realtà l'onore di poter segnare più che disegnare la maglia della squadra che amiamo è un'emozione fortissima. Chiaramente in agenzia siamo riusciti, grazie a Luca che è il designer, a creare proprio la linea, come dire, che è un ponte davvero tra il passato e il futuro. Come dice il nostro presidente, andiamo avanti, sempre andare avanti, e questo è il segno che vogliamo dare, però guardando anche al passato, perché chiaramente i contenuti culturali sono fondamentali. Ma non c'è granché da dire, nel senso che la società ha sempre lavorato tanto, ci ha coinvolto, noi siamo sempre stati onorati di far parte di questo grandissimo progetto che va sempre più avanti, ha un'evoluzione che è esponenziale, perché era partito già bene, si sta evolvendo sempre di più, grazie a tutto lo staff soprattutto, che reputo grandioso. Quindi in questo caso faccio i complimenti al presidente, al lato marketing, ma a tutto, fino ai magazzinieri, la squadra, tutti, esattamente. Grazie Luca, saluto un attimo Luca e Danilo. In realtà, prima di lasciare la parola di nuovo a Saverio, scusami, dimmi Mike. Il presidente, ora lo facciamo le foto. Ok. Prima di passare la parola a Saverio, un'ultima cosa: la maglia bianca che vedete qui è appunto quella disegnata da TV Boy. In realtà l'apporto di TV Boy, di questo artista, non si è fermato solo al disegno della maglia, ma ci ha regalato un'opera di street art che adesso è allo stadio, cioè è stata fatta direttamente allo stadio, e che stasera vedrete tra poco nei canali social del Palermo. Non vi rovino la sorpresa, quindi la metteremo dopo, ma è una cosa che ci onora tantissimo, perché è venuto Salvatore proprio qui a fare la sua opera direttamente allo stadio, a ricreare appunto questo ponte tra la sua arte, perché lui vive fuori, e appunto l'identità della nostra città. Chiamo il presidente qui, così facciamo un po' di foto di rito accanto alle maglie, e ridò la parola Saverio. Grazie. Magari unitevi tutti quanti vicini, così che potete fare tutti insieme, e poi riprendiamola. Gli sponsor, quindi riprendiamo posizione, così continuiamo. Allora, possiamo partire con la presentazione degli sponsor. Allora, partiamo, come vi avevo detto, con questa novità che è il kit training. Quindi per la prima volta, almeno negli ultimi anni della storia del Palermo, per la prima volta avremo sia la polo, sia la tuta, sia la maglia d'allenamento personalizzati con tre brand. Come vi dicevo precedentemente,
la novità assoluta per i nostri sponsor è avere Siaga Caffè. C'è qui anche il proprietario, possiamo iniziare a scorrere le slide. Eccola qui, quindi chiedo al, ecco, Gilberto, Roberto ti vedo, il dottor Gilberti, che è il proprietario della SIAG, che non conosce il nostro presidente, quindi ci tiene. Ti cedo la parola. Salve, buonasera. SIAG è un'azienda abbastanza giovane, con la testa molto dura, diciamo, come è facile trovare per tutti noi meridionali. Abbiamo puntato, partendo dal sud, Palermo ci ha dato tantissime soddisfazioni già dall'inizio e continua a darci tante soddisfazioni, per questo abbiamo deciso di sposare il magnifico progetto e ci auguriamo di crescere insieme a loro. Forza SIAG e forza Palermo. Grazie mille. Possiamo continuare. Allora, DL Marmi purtroppo ha avuto un imprevisto, non potrà essere perché ha perso un aereo, che di questi tempi è abbastanza, e ne avremo un altro che purtroppo ha perso l'aereo, quindi possiamo passare alla slide successiva. LT Costruzioni, spendo due parole prima di chiamare Michele sul palco, comunque qui davanti. Michele è uno, è un ragazzo, mi permetto di dire, che ormai è diventato un amico, che ha sposato il progetto già da qualche anno, quest'anno ha rinnovato, anzi farà per due, adesso capirete anche il perché, quindi cedo la parola subito a Michele. Che dire, sono sempre emozionato perché non sono abituato a stare da questa parte. Spero di riportare fortuna, perché l'anno scorso è stato il primo anno da sponsor e il Palermo è salito in Serie B. Spero di riportare fortuna per far sì che il Palermo salga in Serie A. Non ho altro da dire. Grazie. Michele può, per un secondo, perché il motivo della sua presenza come chiusura del kit training è anche che Michele sarà anche sponsor ed è anche sponsor della maglia, quindi possiamo andare avanti ed inizia la presentazione del kit jersey, quindi Michele sarà lo sleeve partner, quindi avrà il suo logo esposto sulla manica. Possiamo andare già alla slide successiva. Nuova Sicilia Auto, anche i signori Gatto sono con noi dall'inizio, quindi mi ripeterò a ringraziarli, però è doveroso, perché comunque partire dalla Serie D e quindi è giusto dire anche con determinati importi, riaverli quasi tutti in Serie B con importi molto molto diversi, perché è giusto comunque premiare anche il lavoro della società per tutti gli sforzi che sono stati fatti, è veramente veramente un motivo di orgoglio. Ed è nata una famiglia, perché alla fine siamo sempre qui ogni inizio anno, quasi sempre gli stessi, e non è facile, perché se controllate le sponsorizzazioni di tutte le altre squadre, per un motivo o per un altro sono sempre tanti gli avvicendamenti. Mi devo mettere gli occhiali perché sono invecchiato, per leggervi un messaggio che ci è stato inviato dai fratelli Gatto. Allora, Antonio e Giosuè, i proprietari della concessionaria Nuova Sicilia Auto, dichiarano: siamo felici di essere presenti anche quest'anno e di aver seguito fino ad ora l'avventura entusiasmante del Palermo Calcio, nonostante le difficoltà note del nostro settore. Dalla sofferenza dei primi momenti alla soddisfazione della recente promozione. Auguri alla squadra e al team per un altro anno di successi. Possiamo passare alla slide successiva, A29. A29 è un'altra realtà che si conferma, non è uno sponsor di Palermo, anche l'anno scorso sono entrati con una sponsorizzazione importante, quest'anno hanno ancora investito maggiormente, credendo ancora di più nel progetto. Chiamo qui il direttore Luca Timponi, spiegherà lui il motivo per cui non sono presenti i suoi titolari. Salve, salve, buonasera a tutti. Noi, appunto, come diceva Saverio, siamo sponsor del Palermo già questo è il secondo anno consecutivo. Abbiamo accettato la proposta anche per quest'anno perché era inevitabile. Perché ci conoscesse, noi ci occupiamo di energie rinnovabili ed efficienza energetica. A29, appunto, è una società di servizi energetici nata a Mazzara del Vallo dal 2014.
Siamo veramente onorati e felici di rinnovare per il secondo anno consecutivo questa partnership con il Palermo Calcio. Abbiamo avuto modo di vedere tutte le partite dell'anno scorso e siamo davvero felici e speriamo tutti noi che possa ripetere l'anno straordinario che abbiamo appena vissuto. È sempre Forza Palermo. Grazie Luca. Grazie Luca e ringraziamo anche i tre proprietari della Diamanti 9 che ci hanno dato un grandissimo sostegno in questi anni. Adesso passiamo al gruppo di Maria GDM Bisaten. Purtroppo Franco, i due cugini Franco di Maria, entrambi erano a Milano, dovevano arrivare oggi pomeriggio alle 15 e hanno perso anche loro l'aereo, quindi anche loro però volevano essere presenti e hanno mandato anche loro un messaggio. Il Palermo Calcio ha conseguito un nuovo traguardo, rendendo fieri noi quali sponsor e siamo certi tutti i palermitani. I grandi traguardi sono frutti del gioco di squadra e la nostra azienda crede fortemente in questo. La GDM fa gli auguri più sinceri affinché questo traguardo sia solo l'inizio di nuovi ed entusiasmanti obiettivi che ci renderanno orgogliosi della squadra del Palermo e della nostra splendida città. Con grande orgoglio rinnoviamo gli auguri anche alla famiglia Mirri e alla nuova proprietà da parte della famiglia Di Maria e della GDM tutta. Adesso per ultimo, ma non per ultimo naturalmente, è il nostro main sponsor. Per il gruppo Fratelli Arena non ci sono aggettivi, perché hanno seguito il vecchio Palermo, hanno seguito il nuovo Palermo, dalla Serie D c'è anche un'amicizia personale tra il nostro presidente e il dottor Arena, sono stati straordinari nell'accompagnarci, hanno sempre creduto nel progetto e penso che anche loro abbiano raccolto dei frutti importanti, perché comunque ritrovarsi nelle ultime 5 partite questi famosi 35.000 spettatori, 150.000 spettatori, ci sarà tra l'altro anche modo poi più in là di commentare i risultati straordinari che sono stati fatti dal Palermo a livello televisivo, a livello di pubblico, che magari vengono sempre messi in secondo piano come se tutti i nostri sponsor fossero semplicemente dei tifosi, no, sono degli imprenditori che investono su un progetto che dà dei risultati ed è il motivo per cui poi rinnovano. Leggo per ultima la dichiarazione di Giovanni Arena, direttore generale, un attimo. Ecco qui, allora, il nostro gruppo è fiero di poter accompagnare il Palermo Calcio in questa nuova entusiasmante stagione, dopo la spettacolare promozione conquistata. L'augurio è che possa essere solo l'ennesimo passo verso il ritorno in Serie A che la città di Palermo merita, una realtà nella quale il gruppo Arena ha creduto e continua a farlo fortemente, non solo perché convinti che il sostegno allo sport siciliano sia un'espressione di vicinanza al territorio, ma anche per rafforzare e consolidare il legame con una città metropolitana, in cui prevediamo ancora nuovi sviluppi commerciali e investimenti nei prossimi mesi. Ringrazio la famiglia Mirri e la nuova proprietà per la rinnovata partnership con il nostro gruppo. Ora abbiamo terminato, sono 7 gli sponsor, quindi sono stati tanti. Ci sarà, se volete, l'opportunità di fare delle fotografie presso il nostro backdrop, facendo vedere, anzi ci terrei un attimo anche che vi giraste un attimo, perché abbiamo poi sacrificato anche a 29 che è lo sponsor, il nostro back sponsor, quindi così potete avere la visione completa. Magari dico al presidente di avvicinarsi, perché comunque è importante. Io pure dietro no. Adesso i ragazzi si metteranno dietro il backdrop con le aziende che sono presenti per fare qualche fotografia, quindi se volete possiamo spostarci lì. Grazie a tutti per essere stati qui e Forza Palermo! Grazie. We'll be right back.
Nascere progetti, sviluppi, eccetera. No, non, come non esprimo giudizi sui giocatori, non esprimo giudizi sulle maglie, non si può scegliere tra, come per un figlio, sono tutte e tre secondo me belle, ognuna ha una storia diversa. Sicuramente la seconda ha una storia in più per me, perché è quella che ricordo con le bretelle, anche se a colori invertiti, le prime volte che andavo allo stadio. Quindi, secondo me sono tutte e tre, hanno un significato diverso tutte e tre, ma a me piacciono tutte. Presidente, per la panchina quanto dobbiamo ancora attendere per novità e il nome di Corini quanto è forte al momento come candidato? Tempo è necessario, non bisogna avere fretta, perché se si ha fretta spesso si sbaglia, quindi vogliamo prendere tutto il tempo necessario, naturalmente la parte tecnica della nostra società e del City Football Group sta facendo varie analisi, varie verifiche. Sicuramente non abbiamo fretta, non ci vuole fretta, perché spesso quando si ha fretta è più facile commettere errori, si commettono comunque, però cercheremo di non commetterli. Corini è sicuramente uno dei nomi possibili, ma non il solo. Ma a questo proposito, proprio immaginando la domanda, stavo riflettendo come il Genoa, ad esempio l'anno scorso, una proprietà internazionale ha scelto un giovane allenatore importante, credo tedesco o austriaco, che ha fatto bene, poi non, la stagione non è riuscita a sistemarla, ma credo che nessun tifoso genoano conosceva e oggi è tra gli allenatori più amati dalla tifoseria. Quindi da questo punto di vista il mondo, il mercato è un mondo globale, grande, quindi possiamo guardare sicuramente al passato recente del Palermo, ma bisogna guardare soprattutto avanti al futuro, a un mondo molto molto più grande di quello che noi immaginiamo. Questa situazione però vi costringe in qualche modo a rivoluzionare tutto, cioè, perché finora erano stati presi giocatori funzionali al gioco di Baldini e adesso si cercherà un allenatore sulla stessa linea, diciamo, anche dal punto di vista del progetto tattico, o bisogna rivedere tutto? No, il tempo, ecco, bisogna fare presto, non è una variabile impellente, così come le scelte. Sono scelte che sono state fatte dalla società, concordate, condivise sicuramente col precedente staff tecnico, ma sono tutti giocatori che in qualche modo tutti noi conosciamo, vogliamo, siamo convinti delle loro capacità, quindi non ci sono giocatori, ieri ho detto a loro, non sono giocatori vecchi, giocatori nuovi, giocatori scelti da qualcuno, sono tutti giocatori che già hanno la maglia del Palermo, quindi da questo punto di vista non siamo preoccupati, non credo che Buttaro, non lo so, o Elia non siano capaci di giocare con un allenatore, hanno fatto bene nella loro carriera con tanti allenatori diversi. Grazie. Le posso chiedere per domenica, soltanto, sì, le sensazioni in vista di questa partita, l'esordio stagionale, come lo sta vivendo? E anche lo stato d'animo, lei che era molto legato, insomma, a Baldini per il risultato che ha raggiunto. Domenica c'è l'esordio, la prima partita della nuova stagione, certamente arriviamo con grande fatica da un punto di vista dei tempi, però è chiaro che la prima partita non dobbiamo avere paura né della prima amichevole, a mio giudizio, né della prima partita ufficiale. È chiaro che si riparte con un nuovo staff tecnico che ha un grande impegno, si è messo ieri a lavorare con grandissimo impegno, quindi io sono sicuro che l'impegno non mancherà. Sappiamo bene che la maglia del Palermo è una maglia pesante per i giocatori, ma anche per gli allenatori, quindi da questo punto di vista sono sicuro che si darà il massimo, questo è certezza assoluta. Sul mio rapporto con Baldini ha detto ieri tutto Silvio, insomma, personalmente, diciamo, per me è un grande dispiacere umano il fatto che lui non stia più con noi, però sicuramente spero di mantenere il mio amico Silvio, anche se non sarà più il nostro allenatore. Grazie. Grazie.
Vi aspettiamo da Ottica Punto di Vista di fronte alla Cattedrale, Corso Vittorio Emanuele 470.